prova, prova, sì. Amen, gloria a Dio. Siamo pronti a incontrare il Signore? Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia, Signore, siamo felici di trovarci qui, anche questo pomeriggio pieno di sole, questa bella giornata, e ti ringraziamo per essa. Sappiamo che Gesù è il sole di giustizia. Questa sera saremo irradiati, benedetti, saremo incoraggiati, fortificati. Guida la lode, guida i canti, guida i musicisti e guida ognuno di noi. E ti ringraziamo per la tua parola che tu ci manderai dal cielo attraverso il nostro fratello Marek. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, il benedizione eterno. Amen. Amen. Cominciamo con un bel canto di lode. Giovedì sera fino a qualche ora fa siamo stati sotto il piacevole sguardo di Gesù Cristo. Ieri il fratello ha detto che siamo influenzati dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo influenza anche le nostre emozioni. Questa mattina,
durante il culto di Qom. Non sono stato io a interpretare perché c'era un caro fratello che di solito la fa meglio di me. Ho trascorso la giornata con lacrime. Una presenza eccezionale dello Spirito di Dio. Perché questo? Perché siamo stati influenzati dalla predicazione della parola. Giovedì sera, venerdì sera qui, sabato mattina qui, ieri sera al Teatro Sabaot, stamattina a Como. Oggi vi assicuro che avremo una riunione eccezionale, perché Dio vuole fare grandi cose. Quando noi ci esponiamo alla parola di Dio, noi siamo trasformati e benedetti. La Bibbia lo dice chiaramente: noi non riceviamo perché non siamo disposti ad ascoltare e non siamo disposti a ubbidire. Io sono convinto che il Signore si servirà ancora questa sera in maniera eccezionale del nostro fratello Marek Kaminski. È stato uno strumento di benedizione, mi ha risvegliato. Vorrei avere qualche anno in meno per dedicare la mia vita, il resto della vita, al Signore. Stamattina c'erano anche due membri della nostra chiesa, coniugi Giandolfi, e siamo stati veramente benedetti. Potranno testimoniarlo anche loro. Io voglio che anche voi siate partecipi. Voglio che anche voi siate partecipi di queste benedizioni. Permettetemi di leggere qualche versetto. Rimanete pure in piedi. Esdra era stato deportato. E leggiamo nel capitolo 7 di Esdra che, assistito dalla benefica mano del suo Dio, Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Fratello Fresoni ha citato già questo versetto fin da giovedì scorso nella riunione dei pastori e l'ha ripetuto anche ieri sera. L'effetto della parola di Dio ha influenzato circa 40.000 persone, erano 40.000 persone, e sono stati tutti di pari sentimento. Vogliamo che, qui siamo meno, siamo 200, 250, non so esattamente, che il Signore possa unire i nostri cuori, metterci insieme per aspettarci qualcosa di eccezionale. Fratello Mazzone ieri sembrava un fotoreporter, mi ha mandato un bellissimo video, andate a vedere, perché veramente la parola di Dio ci incoraggia e ci benedice. Vogliamo aprirci nella presenza del Signore e vedremo la gloria di Dio. Amen. Continuiamo. Questo bel canto, sapete dove l'abbiamo imparato? Da dove? Dal risveglio di Pensacola. Noi abbiamo avuto la gioia di andare a Pensacola, nella Florida del Nord, dove c'era un pieno risveglio. La gente andava da tutte le parti del mondo. Sapete per fare che cosa? Per correre avanti, inginocchiarsi, buttarsi per terra e piangere davanti a Dio. I would like you to repeat the message this morning you preached in Como. It was wonderful. It touched my heart. I would like to touch the heart of my people too. No, I don't want you to change. You, what the Lord put in your heart. Ho detto che vorrei che potesse predicare lo stesso messaggio stamattina, perché come ha toccato il mio cuore, ha fatto piangere me, vorrei che potesse raggiungere anche il vostro cuore. Ci stimola
Perché siamo in chiesa? Non per essere riconosciuti, ammirati, eccetera, ma per amare Gesù. Perché vogliamo andare in cielo? Per camminare sulle strade d'oro? Non è poca cosa, non serve a niente. Vogliamo andare in cielo per ammirare Gesù. Lo vedremo faccia a faccia, come ha commentato il fratello stamattina in Giovanni, prima Giovanni 3. Non voglio ripetere, ma ha toccato tanto il mio cuore. A volte noi svolgiamo il nostro servizio apaticamente, per dovere, per forza. Dio ama un donatore allegro. E dobbiamo umiliarci e chiedere perdono al Signore. Ecco perché non abbiamo ciò che vorremmo avere. Perché non mettiamo il nostro cuore a fare la volontà di Dio. A cominciare da me. Lo facciamo per servizio, per obbligo. Abbiamo bisogno, se siamo veramente convertiti, chiediamo al Signore di convertirci questa sera e farci avvicinare a Lui. Amen. Il risveglio. Mentre noi siamo qui nella presenza di Dio, mentre noi lodiamo il Signore, risvegliaci Signore. Questa è la preghiera che deve nascere dal nostro cuore. Un vero risveglio produce dei cambiamenti, cambiamenti di stile di vita, tempo dedicato al Signore. Noi trattiamo Dio come qualcosa di poco importante. Dio è il governatore del cielo e della terra, assistito dalla benefica mano di Dio. Il Signore può assistere te e può risolvere ogni problema, malattia, disoccupazione, tutto quello che c'è sbagliato. Chiedete e vi sarà dato, ha detto il Signore. Amen. Andiamo avanti. Partecipazione ai culti con impegno è la cosa più importante, stare nella presenza di Dio. Non lo facciamo e abbiamo bisogno di ravvederci. Amen.
Alleluia! Questa esortazione è rivolta a ognuno di noi. Non stiamo con un atteggiamento apatico. Vogliamo essere appassionati per il Signore. Amen! Lui è degno di ricevere la nostra lode, la nostra adorazione. Lui ci ama così tanto, che vuole vederci felici, trasformati, protetti. Alleluia! Lui è un Dio grande. Perciò facciamo la nostra parte e il Signore farà la sua. Egli dice: avvicinatevi a me e io mi avvicinerò a voi. Quando uno desidera raggiungere un obiettivo, si impegna con tutte le forze. Gli uomini, quando sono innamorati di una bella ragazza, facevano di tutto. Sembrava assolutamente poca cosa fare chilometri, chilometri o sacrifici o rinunciare a tutte le altre cose. Qui c'è il Signore, che è più importante di una fidanzata o di un fidanzato. Amen! Dio è grande e vuole fare grandi cose nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra chiesa, nella nostra città, nella nostra nazione. Lodiamolo con tutto il cuore. Grande è il Signore. Sì, ti diamo gloria, Signore. Ti diamo gloria ed onore. Alleluia. Nostre mani per adorare il nome.
Alleluia. Ma lo crediamo? Crediamo che non c'è un'altra persona che possa essere paragonabile a Gesù? Crediamo che Lui può fare grandi cose, può fare cose potenti, straordinarie? Cosa si aspetterà la famiglia Bottalico per il fatto che la loro congiunta Rosalba è stata ricoverata al San Paolo per problemi neurologici? Sì, l'hanno portata al pronto soccorso, ma cosa possono fare i medici se non interviene il Signore con la sua potente mano? Cosa può fare il Signore per Letizia che ha problemi ai reni? Cosa può fare il Signore se noi andiamo a Lui? Può dire una sola parola e far tornare tutto alla normalità. Crediamo che il Signore possa fare cose potenti? Il Signore lo è potente, ma noi non sempre ci aspettiamo che Lui faccia grandi cose per la nostra incredulità. Vogliamo umiliarci davanti a Dio. Abbiamo cantato che non c'è nessun altro come Lui, nessun altro è come il Signore Gesù Cristo. Io vorrei che ognuno di noi questa sera si impegnasse come se fosse la prima volta che ascolta la parola di Dio. Andiamo al Signore come colui che veramente è e aspettiamoci che Egli venga a risolvere i problemi nostri e quelli dei nostri fratelli. Il prossimo canto è stato ispirato anche questo. Dice che nessuno è come te, nessuno è come te. Impareggiabile, incomparabile, interamente amabile. E dato che Egli è così, cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci? Io mi prostro innanzi a te, non tanto col corpo, ma umiliamoci col nostro cuore. Svuotiamoci per essere riempiti. I vasi vuoti, solo i vasi vuoti possono essere riempiti. Vogliamo svuotare i nostri cuori dalla sicurezza che abbiamo in noi stessi, dall'orgoglio, dalla presunzione di essere migliori degli altri. Vogliamo svuotarci perché il Signore solo così potrà riempirci. Nessuno è come te, Signore. E vogliamo che tu questa sera ce lo dimostri con segni, miracoli e prodigi. Amen. Io me li aspetto, quelli che sono ammalati, i problemi cardiaci e soffrono, quelli che hanno problemi reumatici, quelli che hanno problemi di qualunque malattia. Non c'è niente di troppo difficile per il Signore. Amen. È tempo che noi sperimentiamo il tocco della mano di Gesù. Questa sera sarà una serata particolare e vogliamo che ognuno di noi torni a casa con la lode nel cuore, con un canto di ringraziamento per quello che Egli ha fatto. Non noi, noi siamo nulla, siamo annunciatori dell'Evangelo, ma l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Cantiamo, nessuno è come te, poi pregheremo. Alleluia.
Prepariamo per la preghiera. Vogliamo intercedere in favore di quelli che stanno attraversando momenti difficili. Voi vi ricordate con quanta disperazione la donna sirofenicia si presentò a Gesù: Signore, la mia figlia è tormentata. Ricordate la risposta di Gesù? Il pane doveva essere dato per i figlioli, non per gli stranieri, per i pagani. Ma che la donna ebbe fede. Sì, anche i cani. Era stata disprezzata come un cane. Anche i cani mangiano delle briciole che cadono. E noi vogliamo che il Signore questa sera dispensi le sue grazie sulle famiglie che stanno avendo problemi con le malattie di ogni genere, delle figlie, delle ragazze, della famiglia Bottali. Vogliamo pregare per Rosalba, vogliamo pregare per Alessia, vogliamo pregare per tutti coloro che stanno attraversando momenti difficili. Vogliamo che il Signore risponda alle loro preghiere e alle nostre, e vogliamo aspettarci veramente una risposta da parte di Dio. Amen. Il nome del Signore sarà innalzato e glorificato. Perché? Perché Gesù è venuto per liberarci non solo dal peccato, ma anche dalle sofferenze, dalle malattie, da ogni specie di dolore. E noi vogliamo rivolgerci al Signore questa sera. Ho avuto la gioia di conoscere Fabio Carelli. Carella, ti dice qualcosa? Avresti voluto a vederlo, è tuo cugino. Mi ha detto che viene da Salerno ed era qui. Speravo di vederti, non sapevo chi fosse. È il fotoreporter della campagna evangelistica con Dario Scoppo. E cercate su Facebook Fabio Carella, vedrete il servizio fatto in questi giorni. Potrà edificare il vostro cuore ed essere strumento di benedizione. Vogliamo pregare. Signore, veniamo a te così come siamo, con le nostre ansietà, con le nostre debolezze, con le nostre malattie. Signore, abbiamo cantato che nessuno è come te. A chi ce ne andremo noi, Signore? Chi potrà risolvere il nostro problema? Solo tu, Signore, hai parole di vita eterna. E noi ti preghiamo di stendere la tua mano questa sera sulle persone che abbiamo menzionato, Rosalba, Bottali, su Anna Letizia, con i suoi problemi ai reni, anche sul mio nipotino Thomas, la cui febbre impedisce alla madre di venire al culto. E quando non veniamo ad ascoltare la tua parola, non possiamo essere edificati e benedetti. E noi vogliamo impedire al diavolo di turbare i nostri cuori e di cambiare i piani e i programmi. Aiutaci a mettere te al primo posto nella nostra vita, Signore, e tu ci benedirai e ci risponderai. E ti prego, Signore, per tutti gli altri bisogni presenti nella comunità. Signore, aiutaci a affidarci a te, a venire a te con tutte le nostre debolezze, con tutti i nostri peccati. Ti chiediamo perdono, Signore, perché non sappiamo fare la tua volontà, non sappiamo mettere te al primo posto nella nostra vita. Vogliamo convertirci davvero, Signore. Risvegliaci, fa che possiamo essere appassionati di te. E ti preghiamo, Signore, di farci del bene questa sera. Vogliamo pregarti perché tu unga le labbra del nostro fratello Marek e che tu parli ai nostri cuori, Signore, e che la tua parola
possa sprigionare la fede in ognuno di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù e ti ringraziamo per quello che tu farai, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen, amen. Vogliate accomodarvi? Chiamo subito per raccogliere l'offerta i fratelli preposti e vorrei invitare il fratello José a venire a ringraziare Dio per la preghiera. Fabian José. Alleluia. Amen. Alleluia. Padre eterno, che sei nel cielo, ti vogliamo ringraziare, Signore, per questa meravigliosa serata, Signore, che passeremo insieme a Te, Padre. Grazie per la Tua misericordia, per la Tua bontà, Signore. Ti voglio chiedere, Signore, di poter benedire questa offerta, Signore, che oggi per la messa nell'Alfolì, Signore, voglio chiederti la Tua benedizione, Signore, di coloro che daranno con gioia, Signore, perché a Te piace, Signore, che tutti noi diamo la nostra offerta con gioia. Ti piace un cuore allegro, Signore, e noi lo vogliamo fare in questo modo, Signore, allegramente per Te, Signore, affinché la Tua opera continui ad andare avanti nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Dio ci ha donato, Egli continua a donare. Dio ci ha dato Gesù Cristo, Gesù Cristo ci ha dato lo Spirito Santo ci ha i doni e anche noi vogliamo dare qualcosa al Signore. Amen. Risvegliare qualcun altro, abbiamo bisogno di essere svegli noi, non è vero? Se noi siamo addormentati, come facciamo a svegliare gli altri? Abbiamo bisogno di essere risvegliati per poter svegliare la città, la nazione. Noi aspettiamo il risveglio, è il grido che sale da ogni angolo della terra: Signore, manda un risveglio. E c'è un coro che dice: Signore, fa che il risveglio cominci da me. A volte ci aspettiamo che il risveglio lo inizino gli altri. Cominciamo a risvegliarci noi. Ricordo di aver letto di un fratello, Bennett, che diceva: il battesimo dello Spirito Santo è come una reazione a catene, come i neutroni che si attraggono e si incendiano uno dopo l'altro. Se il Signore incomincia a risvegliare qualcuno nella Chiesa, il risveglio si noterà e gli altri si renderanno conto che c'è qualcosa di diverso. Vogliamo che il Signore cominci da noi? Signore, comincia da me, in modo che possano essere risvegliati anche i miei fratelli e le mie sorelle. Amen. Non vogliamo perdere altro tempo. Vogliamo invitare subito il pastore Marek
e vogliamo che il Signore si serva di lui. Feel free, brother. Anytime you need. Mark. Amen. Mark interpreterà. Amen. Un applauso al fratello Marek, presidente delle Assemblee di Dio di Polonia, nonché vice presidente dell'Associazione Europea, PEF, Pentecostal European Fellowship. God bless you. God Thank bless you. You. Thank you. Okay. But first of all, I am just a brother, nothing else. Ma prima di tutto sono soltanto un fratello, nient'altro che questo. I'm gonna miss you. Mi mancherete già. I spent such a wonderful time with you. Ho trascorso un tempo meraviglioso con voi. Little busy, that's true. Molto indaffarato, è vero. But I was able to meet some of you. Ma sono riuscito a conoscere qualcuno di voi. I was able to see some of your beautiful city. Ho visto qualcosina della vostra bellissima città. And also to preach, that I love. E anche di predicare, cosa che amo. So when I get back home, I'll miss you. Perciò quando tornerò a casa sicuramente mi mancherete. Before we read the Bible, prima che leggiamo la Bibbia, I would like to bring you greetings from Poland. Voglio portarvi saluti dalla Polonia. From brothers and sisters. Dai fratelli e delle sorelle. So if you ever think about Poland, se così pensate ogni tanto alla Polonia, remember that you have relatives in Jesus there. Ricordate che avete dei parenti in Gesù là. And I'll be delighted if you whisper a very short prayer. E sarò contento se potreste pronunciare una piccola preghiera. And say, Lord bless them. Semplicemente dicendo, Signore, benedicili. And I promise that whenever I think of you, I'll ask the blessing of God upon you. E vi posso promettere che ogni volta penserò a voi potrò chiedere la stessa cosa. I would like all of us to look into our hearts tonight. Vorrei che tutti questa sera guardassimo dentro i nostri cuori. Sometimes it is very important what is going on there. A volte è molto importante quello che accade lì dentro. Because on what is in your heart, quello che c'è nel cuore, on what is going on inside of you, quello che accade dentro di noi, depend the quality of your life. Da quello dipende la qualità della nostra vita. And also depend all of your future. E da lì dipende anche tutto il nostro futuro. So quietly before our Lord Jesus. Perciò in maniera silenziosa davanti al nostro Signore Gesù. I would like all of us to take a look into us. Vorrei che tutti guardassimo dentro di noi. And I hope that this word of God will be able to help you a little bit. E io spero che questa parola di Dio possa aiutarvi un pochettino. I'll be delighted if it helps you piccolo. Sarò contento se vi aiuti in una maniera piccola. Okay, let's read Exodus chapter 6 verses 6 to 9. Atti 6 Exodus. Esodo, scusate. Esodo capitolo 6. 6 to 9. Capitolo 6 da 6 a 9. Perciò Dio ai figli di Israele. Io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani. Vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso, io sono il Signore. Mosè parlò così ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro dura schiavitù. In order to understand the scripture, we have to understand what was going on in the life of the people of Israel. Per poter capire questi versetti, dobbiamo capire quello che stava accadendo nella vita di quelle persone. They were slaves. Erano schiavi. They were slaves for 400 years. Erano stati schiavi già da 400 anni. They knew nothing but the slavery. Non conoscevano nient'altro se non la schiavitù. They didn't know what does it mean to go for vacation. Non sapevano cosa significasse andare in vacanza. They wouldn't even receive the salary for their work. Non ricevevano neanche la paga, la retribuzione per il loro lavoro. All they could receive was just some food. Tutto quello che ricevevano era soltanto del cibo. They had no dreams for their children. Non avevano sogni per i loro figli. Their children had to work from very early age. I loro figli dovevano iniziare a lavorare sin dalla tenera età.
They didn't choose the school for their children. Non avevano scelto le scuole per i loro figli. You know, we think what would be the best school, most suitable school for our children. Noi pensiamo quale potrebbe essere la scuola più adatta, più idonea per i nostri figli. They could not choose any school for their kids. Loro non potevano sceglierne nessuna. Because everyone knew that their children would be slaves. Perché tutti sapevano che i loro figli sarebbero stati semplicemente degli schiavi. Working from the sunrise until the sunset. Che avrebbero lavorato dall'alba fino al tramonto. When the Egyptians wanted, they would kill their children. Quando se gli egiziani lo avessero voluto, avrebbero potuto uccidere i loro figli. There was no hope for them at all. Non c'era assolutamente nessuna speranza per loro. They didn't know any other situation. Non conoscevano nessun'altra situazione. That was not a memory in their nation about different situation. Non c'era nella memoria della loro nazione alcun ricordo di una situazione diversa. So one day the Lord is coming to them. Perciò un giorno il Signore si presentò a loro. And he is bringing through Moses the best news ever. Cercando di portare attraverso Mosè la miglior notizia possibile. And the Lord is telling them, listen, the time for change came. Dicendo, il tempo, ascoltate, il tempo per un cambiamento è arrivato. Now your life is going to be different. La vostra vita ora sarà diversa. Completely different. Completamente diversa. I'll take the burden of Egypt out of you. Io prenderò il peso che l'Egitto ha messo su di voi, lo toglierò. You will not have to work from early morning to late night. Non dovrete più lavorare dalla mattina presto fino alla sera. You will be able to make the decision for your own. Voi sarete in grado di decidere da soli per voi stessi. And later on, I'll tell you there is something wonderful. E in più ci sarà ancora qualcosa di meraviglioso. God is telling them, you will be my people. Dio stava dicendo loro, voi sarete il mio popolo. And I will be your God. Io sarò il vostro Dio. So it's time to rise. Perciò è tempo che vi alziate. It's time to rejoice. È tempo di rallegrarsi. It's time to expect the change. È tempo di aspettarsi un cambiamento. Because I am your God. Perché io sono il vostro Dio. And I will lead you out of Egypt. E io vi porterò fuori dall'Egitto. And finally I'll give you the land. E alla fine vi darò una terra. Every one of you will possess the inheritance. Ognuno di voi entrerà in possesso dell'eredità. And you will be able to build your own home. E voi sarete in grado di costruirvi una casa. You're gonna have a beautiful garden. Avrete un bellissimo giardino. With grapes. Con uva. Roses. Con rose. Everything beautiful. Tutte cose bellissime. Just for you, I will bless you. Proprio per te, io vi benedirò. What was their reaction? Quale fu la loro reazione? I wonder how many of you would like to hear about the change that the Lord is going to bring into your life. Mi chiedo quanti di voi vorrebbero sentirsi dire che un cambiamento sta arrivando nella vostra vita. Maybe there are some of you and you carry your burden for your entire life. Forse alcuni di voi stanno portando un peso da tutta la loro vita. And you got used to it. E ormai ti sei abituato a questo peso. You don't know different life. Non conosci una vita diversa. You cannot even imagine that you could live differently. Non riesci neanche a immaginare che la tua vita potrebbe essere diversa. Maybe there are some of you who are sick. Forse alcuni di voi sono malati. Sick for a very long time. Malati da tanto tempo. And you don't even know how it is to live without this disease. E magari non sai neanche cosa significhi vivere senza una malattia. And if somebody would come to you and say, listen, a time for a change came. E qualcuno magari viene e ti dice, senti, è arrivato il tempo del cambiamento. Can you imagine that the things can be changed for you? Riusciresti a immaginare che le cose veramente potrebbero cambiare per te? There is something that struck my heart. C'è qualcosa che colpisce il mio cuore.
When Moses said it to the people of God, quando Mosè disse al popolo di Dio, that the new time for them came, che un nuovo tempo per loro era giunto, new season came, una nuova stagione, that the grace of God is coming upon their life, che la grazia di Dio stava per scendere sulla loro vita, that happiness is coming to their life, che la felicità stava per arrivare nella loro vita, that the healing is coming to their life, le guarigioni stavano per arrivare nella that loro the vita, riches are coming to their life, le ricchezze sarebbero arrivate sulla loro vita, and that the glory of God is coming to their life, la gloria di Dio sarebbe arrivata nella loro vita. You know what they did? Sapete cosa fecero? They didn't want to listen. Non vollero ascoltare. Don't tell me those fake stories. Non mi raccontare queste cose finte. Don't you try to bring hope into my life. Non mi portare delle speranze nella mia vita. Don't you know that nothing will change? Non sai che non cambierà mai nulla? Even tonight I will leave that room the same I came. Anche questa sera io lascerò questa stanza così come sono arrivato. Just imagine for a moment. Immaginate per un momento. If you come with a great problem tonight to church. Se tu su questa sera fossi venuto con un grande problema in chiesa. Do you believe? Credi? That tonight is the time for a change in your life. Che questa sera possa essere la sera del cambiamento nella tua vita? Maybe you don't know any other kind of life. Forse non conosci una vita diversa. But the people of Israel did not want to listen. Il popolo di Israele non volle ascoltare. There were two reasons. C'erano due ragioni. First of all, something was going on in their spirit. Prima di tutto qualcosa stava avvenendo nel loro spirito. In their inner life. Nella loro vita interiore. There were some thoughts that dominated them. C'erano alcuni pensieri che stavano dominando le loro vite. Secondly, in secondo luogo, they were working very hard. Stavano lavorando duramente. And because of they were very tired. Erano molto stanchi. It was very difficult for them to rise up and follow God's ways. Ed era difficile alzarsi per perseguire le vie di Dio. I have checked this scripture in many translations. Ho dato uno sguardo a questi versetti nelle differenti traduzioni. Forgive me, I didn't check the Italian one. Perdonatemi, però non ho verificato la traduzione italiana. But some verses say about the agony of the spirit. Alcuni versi, alcune traduzioni parlano dell'agonia dello spirito. The other translations say about the torment of the spirit. Alcune traduzioni parlano del tormento dello spirito. Some of the translations say that their spirit, the inner man, was squeezed so hard. Alcune altre traduzioni dicono che lo spirito dell'uomo interiore era veramente spremuto. You know the problem is. Il problema è that when you have your life in slavery. Che quando la tua vita è in schiavitù. So much depends on the state of your spirit. Molto dipende dallo stato del tuo spirito. And as we read the Bible, we see that the people of God, e mentre leggiamo la Bibbia, vediamo che il popolo di Dio, by the mighty hand of God, per la potente mano di Dio, through many miracles, attraverso molti miracoli, through many mighty deeds, attraverso opere incredibili e potenti, they left Egypt. Lasciarono l'Egitto. They left Egypt with plenty of gold. Lasciarono l'Egitto con un'immensa ricchezza d'oro. They robbed Egypt. E derubarono l'Egitto. So they left slavery. Lasciarono la schiavitù. But the slavery never left their hearts. Ma la schiavitù non lasciò mai il loro cuore. They were slaves until the very end of their life. Rimasero schiavi fino alla fine delle loro vite. There were just two men. Ci furono soltanto due uomini. Who were different? Che erano differenti. Who inherited the promised land? Che ereditarono le promesse della terra. There were just two men who believed. Soltanto due uomini che credettero. There were just two men and their hearts were
completely changed. Due uomini i cui cuori furono completamente cambiati. So I don't really want to speak about the fall of our spirit. Non voglio parlare della caduta del nostro spirito. But I would rather speak about the state of our spirit, of our inner life, that enables you to receive the will of God into your life. Voglio parlare della quello spirito che ci permette di del nostro uomo interiore che ci permette di ricevere ciò che Dio ha, la vita di Dio. Because if the Lord doesn't change your inner life, perché se il Signore non cambia la tua vita interiore, if the Lord doesn't change your inner man, se il Signore non cambia ciò che sei dentro, He can do a mighty miracles for you. Potrebbe fare dei miracoli grandiosi per te. But you are still going to be an unhappy man or a woman. Ma tu continuerai ad essere un uomo, una donna infelice. There will be no joy and no happiness inside of you. Non ci sarà alcuna gioia dentro di te. You can see anything that the Lord is doing for you. Potresti guardare tutto quello che il Signore magari farà di grandioso per te. And yet when you are on your own with your thoughts. E quando sarai da solo con i tuoi pensieri? You will be a slave. Sarai sempre uno schiavo. You will be full of fear. Sarai pieno di paura. There would be no hope inside of you. Non ci sarà alcuna speranza dentro di te. And more than anything, there would be no future inside of you. E cosa più importante, non ci sarà alcun futuro dentro di te. It's so important what we are experiencing inside of us. È molto importante quello che sta accadendo dentro di noi. In the book of Nehemiah, nel libro di Neemia, the scripture says in chapter 4 verse 10. La parola di Dio dice al capitolo 4 versetto 10. Why don't you read it? Okay. We have plenty of time. Lo leggiamo, abbiamo abbastanza tempo. Neemia 4 versetto 10. Quelli di Giuda dicevano: "Le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte. Noi non riusciremo a costruire le mura." Again we see the situation that after the captivity in Babylon. Vediamo qual era la situazione a seguito della deportazione della prigionia in Babilonia. The Lord said his word. Il Signore mandò la sua parola. And the Lord said, I will rebuild you. E il Signore disse, io vi riedificherò nuovamente. So we read about it in the book of Ezra. Abbiamo letto nel libro di Ezra. And then we read about it in the book of Nehemiah. E leggiamo di questo anche nel libro di Neemia. And little by little the Lord allowed them to rebuild everything. E il Signore poco per volta gli permise di ricostruire ogni cosa. But there was a wall surrounding the city. Ma c'era una wall. Ma c'era un muro attorno alla città. And they had to rebuild this wall to be protected from the enemies. E loro dovevano ricostruire queste mura perché li proteggesse dai nemici. And the Lord sent Nehemiah. Allora il Signore mandò Neemia. And Nehemiah was so on fire. E Neemia era così infuocato. And Nehemiah said, "Why don't we rebuild it?" E Neemia disse, "Perché non ricostruiamo queste mura?" We are going to be safe. Saremo salvi. No enemy will come to attack us. Nessun nemico potrà venire ad attaccarci. We are going to have a shelter. Avremo un rifugio. God said so. Dio l'ha detto. So they started to rebuild. Perciò si misero a ricostruire. And you know, some of them were so discouraged. Alcuni di loro erano così scoraggiati. That two things happened. Che accaddero due cose. Some of them said, "We are not going to work there." E alcuni dissero, noi non ci metteremo al lavoro. Why should we work since we are not able to achieve any success? Perché dobbiamo metterci a lavorare se siamo sicuri che non otterremo alcun successo? Secondly, those who were working, secondo luogo, quelli che stavano lavorando, started to write songs. Iniziarono a scrivere dei canti. And the song was saying, "We have no strength." E il canto diceva, noi non abbiamo forza. And the song said, "We are not going to rebuild it." E il canto diceva, noi non ce la faremo a ricostruire. I know we are singing songs about victory. Io so che noi cantiamo canti di vittoria. But so many times we think there will be no victory in our lives. Ma molte volte noi pensiamo che non ci sarà alcuna vittoria nella nostra vita. The Lord will not present himself as the Lord over our lives. Il Signore non si presenterà a noi come il Signore delle nostre vite. I would like to tell you that some of you would like to sing a song, "There will be no healing in my life." Ah, forse dovrei dirvi che alcuni di voi cantano un canto che dice, "Non ci sarà alcuna guarigione nella mia vita." And some of the Christians would sing, "We will not be happy."
E alcuni dei cristiani cantano: noi non saremo felici. We will not be blessed. Non saremo benedetti. At least many Christians say so. Almeno alcuni cristiani dicono così. And even forse more molti. Christians think so. E molti di più forse lo pensano. Why? Perché? Because of their spirit. A causa del loro spirito. Because Satan started to dominate over our spirit. Perché il diavolo ha cominciato a dominare sul nostro spirito. Because Satan started to dominate over our thoughts and emotions and everything that is going on in our minds. Perché Satana ha cominciato a dominare sui nostri pensieri, sul nostro spirito, quello che avviene nella nostra mente. And he's saying there is no hope for you. E ti dice: non c'è alcuna speranza per te. You better hold on to what you've got. Tu devi attaccarti a quello che c'è nel tuo cuore. There is nothing good coming upon your life. Non ci sarà niente di buono nella tua vita. You know, I don't know how it is here in Italy, but is it hard to evangelize? Io non so com'è qua per voi in Italia, ma è duro evangelizzare? È difficile evangelizzare? There are many people in Poland. Ci sono molte persone in Polonia who say it's hard to evangelize Polish people. E dicono: è difficile evangelizzare le persone polacche. And what is the next step? Qual è il passo successivo? They don't evangelize. Che non evangelizzano. You know why they don't evangelize? Sapete perché non evangelizzano? Because it's hard. Perché è difficile. Why should I tell anyone about Jesus since they will not accept it? Perché dovrei dire a qualcuno di Gesù se non lo accetteranno? But I have to tell you that there are some people in our nation. Ma devo dirvi che ci sono alcune persone nella nostra nazione. They have no idea it's hard to evangelize. Che non hanno alcuna idea che sia difficile evangelizzare. And because nobody told them it's hard to evangelize. Proprio perché nessuno a loro ha detto che sia difficile evangelizzare. They do. Allora loro lo fanno. They tell their friends about Jesus. Loro parlano ai loro amici di Gesù. They bring their friends to church. Portano i loro amici in chiesa. And the reason is one. E la ragione è una. They don't know it's hard. Loro non sanno che sia difficile evangelizzare. But for the rest of us, ma per il resto di noi, it's very hard. È molto duro. And that's why we don't do it. È per questo che non lo facciamo. I remember some time ago there was a lady who came for a conference for ladies. Mi ricordo che un po' di tempo fa venne una donna per una conferenza sulle donne. She was from Jordan. Veniva dalla Giordania. And she didn't know we don't evangelize. E non sapeva che noi non evangelizziamo. And because that was before the conference for the ladies, she went to a barber shop. E siccome doveva venire per questa conferenza, andò da un parrucchiere. You know, just like the ladies do. Proprio come fanno le donne. And that's why we love the ladies so much. E noi è proprio per questo che noi amiamo le donne così tanto, perché insomma, because they want to look great. Perché vogliono apparire meravigliose. So she went to the hairdresser. Andò dal parrucchiere. And as this lady hairdresser was doing her hair. E mentre questa donna stava permettendo alla parrucchiere di sistemare i suoi capelli. She started talking to her about Jesus. Iniziò a parlarle di Gesù. And this lady hairdresser said, "Oh, how wonderful is to find out about the Lord." E questa parrucchiera disse: "Ma quanto è bello sentir parlare del Signore Gesù." So this Jordanian lady said, "You like it?" E questa donna giordana disse: "Ti piace?" And she said, "Yes, I like the good news." Sì, mi piace questa buona notizia. Okay, let's pray here. Okay, preghiamo qui. So they knelt down in the barber shop. Lì nel negozio del parrucchiere. And they started to pray. E iniziarono a pregare. Accepting Jesus into her life. Perché questa parrucchiera potesse accettare Gesù nella propria vita. And then she says, "You need to come to church." E poi gli disse: "Hai bisogno di venire in chiesa adesso." And the lady said, "Yes, I need a church." E questa donna disse: "Sì, ho bisogno di una chiesa." I need the people who love the Lord Jesus. Ho bisogno di persone che amano il Signore Gesù. So she said, "Okay, I'm coming on Sunday to church. Come with me." Okay, io domenica andrò in chiesa. Vieni con me. And she said, "Oh, that's so wonderful. Please take me to church." Sì, è così meraviglioso. Per favore, portami in chiesa. And I'm laughing. E io rido. Because this Jordanian lady didn't know that it was so difficult to evangelize in Poland. E io rido perché questa donna giordana non sapeva che era così difficile evangelizzare in Polonia. Nobody was able to tell her before. Nessuno gliel'aveva mai detto prima. You know, so much depends on our thinking. Molto dipende da quello che noi pensiamo. What is happening when your spirit is under the depression? Cosa accade quando il tuo spirito è in depressione?
First of all, you have no joy. Prima di tutto non hai alcuna gioia. If your spirit is under the depression, you have no joy. Se sei in depressione, se il tuo spirito è depresso, non hai alcuna gioia. Nothing can bring you joy into your heart. Non c'è niente che possa portare gioia al tuo cuore. You come to church. Vieni in chiesa. You smile. Sorridi. You leave the church. Lasci la chiesa. You'd go home. Vai a casa. And when you are alone, you know there is no joy inside of your heart. E quando sei a casa da solo sai che non c'è alcuna gioia nel tuo cuore. The lack of joy is the first sign that the Lord has no access into your spirit. La mancanza di gioia è il primo segno che dimostra che il Signore non ha accesso al tuo spirito. Because the fruit of the spirit is joy. Perché il frutto dello spirito è gioia. So you think about yourself tonight. Pensa a te stesso questa sera. If there is no joy inside of you, something wrong is going on. Se vedi che dentro di te, nel tuo spirito, non c'è gioia, sta accadendo qualcosa di sbagliato. That means that you are under attack of Satan. Significa che sei sotto l'attacco di Satana. And he is standing strongly against you. Che lui sta prendendo posizione in maniera forte contro di te. To destroy your life. Per distruggere la tua vita. To destroy your future. Per distruggere il tuo futuro. And make sure that the blessing of God is not coming upon your life. E assicurarsi che la benedizione di Dio non giungerà nella tua vita. Take a look into your heart. Guarda attentamente il tuo cuore. Is there a joy in you? C'è gioia dentro di te? I don't mean to show joy. Non sto dicendo che devi mostrare gioia. But when you are alone. Ma quando sei da solo. Nobody is home. Che non c'è nessuno a casa. And you sit somewhere at the table. Tu sei seduto da qualche parte a un tavolo. Can you say thank you, Lord? Puoi dire grazie, Signore. There is a song in my heart. Grazie, Signore, perché c'è un canto nel mio cuore. There is a song of joy. C'è un canto di gioia. I want to bless your name. Voglio benedire il tuo nome. Thank you for being with me. Grazie per essere con me. Thank you that you love me. Grazie perché mi ami. And thank you that you are my shepherd. Grazie perché sei il mio pastore. That you lead me through life. Grazie perché mi guidi nella vita. You can go through the valley of death. Puoi attraversare anche la valle della morte. But still rejoice in the Lord. Ma continuare a rallegrarti nel tuo cuore. Look into your heart. Guarda nel tuo cuore. Because this is the work of Satan if there is no joy. Perché se non hai gioia vuol dire che il diavolo sta lavorando per distruggerti. Secondly, in secondo luogo, if there is no joy, se non c'è gioia, Satan is taking away every hope from you. Vuol dire che il diavolo sta togliendo via ogni speranza. When you look into the future, quando guardi al futuro, the future is not bright. Il futuro non è splendente. The future is not full of blessing. Il futuro non è pieno di benedizione. You do not expect anything. Non ti aspetti nulla. Maybe you sit on your own and say, hope it doesn't get worse. Forse sei seduto e dici la speranza non ricompensa. Satan wants to steal everything that the Lord has prepared for you. Il diavolo Satana vuole portare via tutto quello che il Signore ha preparato per te. First he takes away joy. Prima di tutto ti toglie la gioia. And then he takes away hope. Poi ti toglie la speranza. Maybe you sit in the church tonight here. Forse sei seduto questa sera in chiesa. Are you full of hope? Sei pieno di speranza? Is your future bright? Il tuo futuro è luminoso? When you close your eyes, quando chiudi i tuoi occhi, you say, Lord, puoi dire, Signore, maybe I am walking through a difficult moment. Forse sto attraversando un momento difficile. Maybe I am sick. Forse sono malato. Maybe I have financial problems. Forse ho difficoltà finanziarie. Maybe I have problems with my family. Forse ho problemi familiari. Maybe my marriage is not okay. Forse il mio matrimonio non va tanto bene. Maybe my children go away from the Lord. Forse i miei figli si sono allontanati dal Signore. But I know. Ma io so. That you love me. Che tu mi ami. And you will make everything okay. E tu renderai ogni cosa, porterai a posto ogni cosa. If that hope is not inside of your heart, se questa speranza non è dentro al tuo cuore, it means that Satan is attacking your soul. Significa che Satana sta attaccando la tua anima. Don't deny it. Non negarlo. What else can happen? Che altro può accadere?
Stagnation. Stagnazione. What do I mean by that? Che intendo con questo? When Jacob lost his son Joseph, quando Giacobbe perse suo figlio Giuseppe, his life was over. La sua vita finì. We can read about it in the Bible. Possiamo leggerlo nella Bibbia. We don't know how many years that kind of state lasted. Non sappiamo quanto durò questo stato per Giacobbe. We can count at least 9 years. Possiamo contare almeno 9 anni. 9 years because Joseph was 2 years in the prison. Perché Giuseppe rimase 2 anni in prigione. And then we can count the 7 years of good harvest. E poi ci furono 7 anni di abbondanza. Probably many more years. E forse furono di più gli anni But totali. How Jacob lived? Ma come visse Giacobbe in questo tempo? He said, I don't care for anything. Disse, a me non interessa più nulla. I am unhappy. Io sono infelice. There were children growing. C'erano bambini che crescevano. Grandchildren running back and forth. Nipoti che andavano avanti e indietro. And he was not happy. E lui era infelice. He was saying, life is not worth living. E diceva, la vita non è degna di essere vissuta. His son say, we need to go to Egypt to buy some food. I suoi figli dissero, dobbiamo andare in Egitto a comprare del cibo. And he was saying, I don't care. E lui disse, non mi interessa. Ah, you may go or you may not go. Potete andare o non andare. You know, life is not good. La vita non è buona. Father, your grandchildren are growing. Take a look at this. Papà, i tuoi nipotini stanno crescendo, guardali. I don't care. Non mi interessa. Satan takes away your joy. Satana ti toglie la gioia. Satan takes away your hope. Satana ti toglie la speranza. And then he brings into the human life stagnation. E poi porta nella vita umana stagnazione. You don't want to do anything. Non vuoi fare niente, più niente. You don't care. Non ti interessa più nulla. Yeah, life is just painful. La vita è semplicemente dolorosa. I am not going to make any effort to change it. Non farò più nessuno sforzo per cambiarla. Do you know Christians who don't want to make any effort to change their lives? Conosci qualche cristiano che non vuole più fare alcuno sforzo per cambiare la propria vita? I'm sure you've seen many of them. Credo che ne abbiate visti molti. It's not because they are bad Christians. Non è perché siano dei cattivi cristiani. But it's because Satan allowed himself to destroy their inner life. Ma perché Satana sta lavorando e si sta dando da fare per distruggere la loro vita. So they say, okay, I will not change it. I have no strength. E loro dicono semplicemente, non la cambierò, non ho più forza per cambiarla. I have no mood for anything. Non ho più la voglia per niente. Okay, I'll just suffer until the end of my life. Semplicemente continuerò a soffrire fino alla fine della vita. I will not struggle for myself. Non più, lotterò più per me stesso. I will not struggle for the church. Non lotterò più per la chiesa. I will not struggle for my family. Non lotterò più per la mia famiglia. Okay, bad times came. Tempi difficili vengono. I hope I will get to heaven. Spero di andare in cielo comunque. And the last thing Satan does. E l'ultima cosa che Satana fa. He fills the hearts of the people with fear. Lui riempie, ciba i cuori delle persone con la paura, li nutre con la paura. They fear everything. E hanno paura di tutto. Of course, there are many reasons why these things are happening to Christians. Certamente ci sono molte ragioni per cui queste cose accadono ai cristiani. Sometimes because of demonic oppression. A volte a causa di un'oppressione demoniaca. Sometimes because our life experience. A volte a causa delle nostre esperienze di vita. Sometimes in our life the suffering is so heavy that it really affects us. A volte la sofferenza della nostra vita è così pesante che veramente ci danneggia, ci porta insomma difficoltà. Sometimes the reason is that the word of God does not influence our life. A volte perché la parola di Dio non ha più influenza sulla nostra vita. So there are many reasons why we suffer such a condition. Ci sono molte ragioni per cui possiamo arrivare a soffrire una simile condizione. And what the Lord wants to say to us tonight. Quello che il Signore vuole dirci stasera cos'è? Hebrews 11:6. Ebrei 11, versetto 6. What does it say? Che dice?
please. Or, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. If you want to be accepted by God, two things have to happen in your life. Se vuoi essere accettato da Dio, devono accadere due cose nella tua vita. First of all, you have to believe that he exists. Prima cosa, devi credere che lui esista. Secondly, secondo luogo, that he rewards those who are seeking him. Devi credere che lui ricompensa coloro che lo cercano. I know that there are many Christians who believe in existence of God. Io so che ci sono molti che credono, molti credenti che credono nell'esistenza di Dio. But we are not very happy about getting a reward. Ma non siamo molto contenti, felici del fatto di ricevere una ricompensa. We don't believe that. Non crediamo a questo. Let me tell you one thing. Voglio dirvi una cosa. You are not able to change God's nature. Tu non sarai mai in grado di cambiare la natura di Dio. Are you? O lo sei forse? So God, when his children are coming to him, Dio, quando i suoi figli, vede i suoi figli venire a lui, he wants to give you something. Lui vuole dar loro qualcosa. That is his nature. Questa è la sua natura. To reward you. Ricompensarti. To bless you. Benedirti. To give you good things. Darti cose buone. Excuse me my example, but God is like grandpa, grandma. Per me, scusate il mio esempio, ma il Signore è come una nonna. You know, in Poland when I used to go to my grandma, in Polonia quando ero solito andare da mia nonna, she always had something good to eat. Le aveva sempre qualcosa di buono da mangiare. I have no idea how she did it. Io non so come riusciva a farlo. I mean, I could run from the street without notice. Io potevo correre dalla strada. And the very first thing she did, e la prima cosa che lei faceva, was she would give me something good. Lei mi dava sempre qualcosa di buono. And she would say, Marek, e mi diceva, Marek, you need to eat something. Hai bisogno di mangiare qualcosa. You need to drink something good. Hai bisogno di bere qualcosa I've di buono. I've got something for you. Io ho qualcosa di buono per te. And I was always thinking, how does she do it? E io mi chiedevo sempre, ma come riesce a fare tutto questo? When you come to God, quando vai a Dio, his nature is to give you. La sua natura è quella di donarti, di donare. If you don't expect anything from God, you offend him. Se non ti aspetti qualcosa da Dio, lo offendi. Because his nature is to bless you. Perché la sua natura è quella di benedirti. His nature is to give you something good. La sua natura è quella di darti qualcosa di buono. Something precious. Qualcosa di prezioso. Something that would change your life. Qualcosa che cambierà la tua vita. So if you want to be accepted by God, perciò se vuoi essere accettato da Dio, you have to believe that he exists. Devi credere che lui esista. And secondly, you have to believe that he rewards those who seek him. In secondo luogo, devi credere che lui ricompensi coloro che lo cercano. So when you come to church, quando vieni in chiesa, to meet with our God, per incontrarti con Dio, allow him to give you something precious. Permettigli di darti qualcosa di prezioso. Tonight is the time. Questa sera è il tempo. Oh, how much he is longing for you to open your heart. Quanto desidera che tu stasera possa aprire il tuo cuore. And to say, Lord, how will you bless me tonight? E tu possa dire, Signore, come pensi di benedirmi? Con cosa pensi di benedirmi questa sera? I have my burdens. Ho i miei pesi. I have my disappointments. Ho le mie delusioni. I have my sufferings. Ho le mie sofferenze. Or I have my dreams. Ho i miei sogni. Please. Per favore. I am ready to receive anything from you. Sono pronto a ricevere qualunque cosa da te. Hallelujah. Have you ever wondered why God the Father gave the Holy Spirit inside of us? Ti sei mai chiesto perché il Signore abbia mandato il suo spirito dentro di noi? I was thinking quite a lot about it. Ci ho pensato molto. You know, when it says come to me and drink, the Holy Spirit, quando disse venite a me e bevete lo Spirito Santo. And then when you receive the Holy Spirit, out of you will flow the rivers. E poi quando riceverete lo Spirito Santo, fiumi d'acqua viva fluiranno da voi.
Why it is not the opposite? Perché non è il contrario? That the rivers flow to you. Perché i fiumi vengono a voi. And then you can take a little drink from the rivers of God. E poi puoi prendere un po' di acqua da quei fiumi. Why the Holy Spirit dwells in us? Perché lo Spirito Santo dimora in noi? And I came to very simple conclusion. E sono arrivato a una conclusione molto semplice. Please forgive me my simplicity. Perdonate la mia semplicità. Can you accept it? Riuscirete ad accettarla? When the Holy Spirit comes into you. Quando lo Spirito Santo viene dentro di te. When he dwells inside of your inner being. Quando viene a dimorare nel tuo essere interiore. He changes you. Lui ti cambia. Before the river of God will flow to the world. Prima che i fiumi possano scorrere verso il mondo. Something needs to happen inside of you. Qualcosa deve accadere dentro di te. And the Lord worked it through. E il Signore lavora, ci lavora sopra. You know, he understood that without changing human hearts, nothing will work. Lui sa che se non c'è un cambiamento nei nostri cuori non accadrà nulla. So he sent the Holy Spirit inside of me. Perciò ha mandato lo Spirito Santo dentro di me. Why? Perché? To change me. Per cambiarmi. To change my thinking. Per cambiare il mio modo di pensare. To change my perception of the world. Per cambiare la mia percezione del mondo. To change my perception of God. Per cambiare la mia percezione di Dio. And then when I am changed. E poi quando sono cambiato. When I am not slave anymore. Quando non sono più schiavo. When I become a child of God. Quando sono diventato un figlio di Dio. When I love God. Quando lo amo. And when he loves me. E quando lui mi ama. When I am free inside of my spirit. Quando sono libero nel mio spirito, then he is able to change the entire world. Allora lui è in grado di cambiare tutto il mondo. He is able to change my family. È in grado di cambiare la mia famiglia. He is able to change my situation. Può cambiare le mie situazioni. My health, my finances. Le mie finanze. But without changing me, ma senza un cambiamento in me, come on, let's be honest. Siamo onesti. If the Lord is not able to change me. Se il Signore non è in grado di cambiare me, why would he be able to change my family? Perché dovrebbe essere in grado di cambiare la mia famiglia? Is that right? È giusto? I am the first one to change. Io sono il primo a dover cambiare. If the Lord is not able to change me, se il Signore non è in grado di cambiare me, why he would change the heart of my neighbor? Perché dovrebbe cambiare il cuore dei miei vicini? He starts with those that belong to him. Comincia con quelli che appartengono a lui. That's why he sent the Holy Spirit to you. Per questo che ha mandato lo Spirito Santo dentro to di te. To change you. Per cambiarti. Because once he changes you. Perché una volta che ti ha cambiato. He can change everything in your world. Può cambiare tutto quello che fa parte del tuo mondo. He can change your place of working. Può cambiare il tuo posto di lavoro. He can change your entire family. Può cambiare la tua famiglia. But he starts with you. Ma comincia con te. You have to be a different man, different woman. Hai bisogno di essere un uomo o una donna diversi. The change must take place inside of you. Un cambiamento deve avvenire dentro di te. If you think tonight. Se pensi questa sera. That it would be nice to have a blessing of God without changing your heart. Che sarebbe buono avere una benedizione da Dio senza cambiare il tuo cuore. I'm sorry, I don't have a good news for you. Mi spiace, ma non ho una buona notizia per te. But I have to be honest. Devo essere onesto. Nothing will happen. Non accadrà nulla. I mean, something may happen. Forse potrebbe accadere because qualcosa in realtà. The sun is shining on righteous and unrighteous. Perché in realtà il sole splende sia per i giusti che per gli ingiusti. And the rain is coming on righteous and unrighteous. La pioggia scende sui giusti e sugli ingiusti. But I don't think we are talking about that kind of blessing of God. Ma non penso che stiamo parlando di questo tipo di benedizione da parte di Dio. Just think about the neighbor that you don't like and giving you the one that gives you a lot of trouble. Pensa semplicemente a quel vicino che non ti piace tanto e che ti sta dando tanta noia. Would you like to be blessed as much as he is blessed? Vorresti essere benedetto quanto lui? Or maybe you need more. O forse tu hai bisogno di più.
So the only way to obtain God's blessing, l'unico modo per ottenere la benedizione di Dio, is to accept the change that God is bringing inside of life, of inside of you. È accettare quel cambiamento che Dio vuole portare dentro di te. And together with that change, He will be able to do anything for you. E con quel cambiamento lui sarà in grado di compiere per te qualunque cosa. If you want to be healed, se vuoi essere guarito, start with changing your heart. Inizia col cambiare il tuo cuore. Become a different person. Diventa una persona diversa. If you want more money, se desideri avere più soldi, or maybe you have a huge loan in a bank, o forse hai un grande debito in banca, start with changing your heart. Comincia col cambiare il tuo cuore. Allow Him to deal with you. Permettigli di trattare con te. The rest is easy. Tutto il resto è facile. The rest is easy, the problem is my heart. Tutto il resto è facile. Il problema, il vero problema è il mio cuore. Okay, so we are talking about the presence of the Holy Spirit. Stiamo parlando della presenza dello Spirito Santo. Secondly, secondo luogo, please allow the word of God work in you. Permetti alla parola di Dio di lavorare in te. Majority of Christians read the Bible because they believe this is the law. Molti, la maggior parte dei cristiani leggono la Bibbia perché pensano che questa sia una legge. And you think I have to open my Bible because then God maybe will like me. E dicono io devo leggere la Bibbia perché forse così il Signore mi gradirà. Foolishness. Questa è una sciocchezza. There is no law. Non c'è nessuna legge. And the Lord will not ask you how much do you read your Bible. E il Signore non ti chiederà quanto leggi la tua Bibbia? It's not about it. Non si tratta di questo. So why do you need to read your Bible? Why do you perché need... leggi la tua Bibbia? Oh, I'm sorry, I will behave. No. Perché leggi la tua Bibbia? Because when you read it, it's changing your heart. Perché quando la leggi cambia il tuo cuore. Because when you read, for example, Psalms. Perché quando leggi ad esempio i salmi, they are changing you. Loro ti cambiano. You are not reading your Bible because there is such a law. Non leggi la Bibbia perché una legge dice questo. You are reading your Bible because it brings life. Tu leggi la Bibbia perché essa porta vita. It brings you hope. Ti porta speranza. It brings you joy. Ti porta gioia. You read your Psalms. Leggi i tuoi salmi. Just take a look how much hope is there for you. Prova a guardare quanta speranza c'è in questi salmi per te. I'll tell you a secret. Vi dico un segreto. Do you know that every promise that is in the Bible? Sai che ogni promessa che si trova nella Bibbia is given to you? È data anche a te? Are you sure? Sei sicuro? Every promise of God found in Jesus, it's yes. Ogni promessa di Dio in Gesù è sì. And He is not yes and no in the same time. Lui non è sì e no allo stesso tempo. Brothers in the first row, am I right? Fratelli nella prima fila, ho ragione? Is He yes and no in the same time? È sì e no allo stesso tempo? What does the Bible say? Cosa dice la Bibbia? He is only yes. Lui è soltanto sì. Every promise of God is yes and amen in Jesus Christ. Ogni promessa di Dio in Gesù è sì e amen. Do you know the promises of God? Conosci allora le promesse di Dio? So when you come to God, you can claim it's His promises. Perché quando vieni a Dio puoi reclamare le sue promesse. And you can say, God, you promised you would help me. E puoi dire, Signore, tu hai promesso che mi avresti aiutato. You promised you would bless me. Hai promesso che mi avresti benedetto. Change my heart. Cambia il mio cuore. Make me a new man. Rendimi un uomo nuovo. Because I am not going to live the way I am living. Perché non voglio continuare a vivere come sto vivendo. I want to live the life that you have designed for me. Voglio vivere la vita che tu hai disegnato, stabilito per me. And just to conclude everything. Per concludere. Luca 15, and this is the story about the prodigal son. La storia del figlio del prodigo, Luca 15. Verse 17. Luca 15, versetto 17.
Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Just 17? Yes, just 17. In my English Bible it says he came to his senses. Nella mia versione inglese dice che tornò nei suoi sensi, nelle sue facoltà. In my Polish Bible it says he looked into his heart. Nella versione polacca dice che guardò dentro al suo cuore. He looked inside of his heart. Guardò dentro al suo cuore. Every once a while it's good to look inside of your heart. Di tanto in tanto è buono guardare dentro al proprio cuore. And as he looked inside of his heart, what did he see? Cosa vide mentre guardò dentro al suo cuore? You know, we have to understand the story about the prodigal son. Dobbiamo comprendere la storia del figlio al prodigo. I'm sure when he got the riches from his father. Io sono certo che quando ottenne le ricchezze da suo padre. And went to the world. E andò nel mondo. Initially he thought. Inizialmente pensò. I was so stupid to wait that long. Sono stato stupido ad aspettare così tanto. I should have done it earlier. Avrei dovuto farlo molto tempo fa. Life is so wonderful. La vita è così meravigliosa. I have the money. Ho i soldi. I have friends. Ho amici. We have fun. Ci divertiamo. We enjoy each other. Ci rallegriamo insieme. But the problem is that the world is living at its top and its bottoms. Ma il problema è che il mondo vive alla cima, cioè ad altezze e anche alle profondità. And the time of crisis came. E venne il tempo di crisi. And when the time of crisis came, he suffered so deeply. E quando giunse il tempo di crisi, soffrì immensamente. Young people. Giovani. Let me tell you my secret. Voglio dirvi il mio segreto. I know I am old and you hate listening to people like me. Io so che io sono vecchio e a voi non piace sentire parlare persone, insomma, così vecchie come me. But let me tell you one thing. Ma voglio dirvi una cosa. You may walk away from God. Potreste allontanarvi da Dio. And still find happiness. E trovare una certa felicità. For a while. Per un tempo. Short while. Piccolo tempo. But when the time of crisis comes. Ma quando arriverà il tempo della crisi. Then you are hungry. Allora avrai fame. You have nothing. Non avrai nulla. Your friends leave you. I tuoi amici ti lasceranno. They will not help you. Non ti aiuteranno. Because in the time of crisis there is only one place that brings you food. Perché in tempo di crisi c'è solo un posto dove puoi trovare cibo. This is the place of your father. È la casa di tuo padre. So the prodigal son said. Il figlio del prodigo disse. This is the crisis. Questa è la crisi. But in my father's home, ma a casa di mio padre, every worker, ogni lavoratore, the people who come in the morning and work several hours, le persone che arrivano al mattino e lavorano diverse ore, and in those days they would give the money for one day work, e a quei tempi ricevevano la paga ogni giorno, bring it to his wife and children and feed them. Portano alle loro mogli, ai loro figli, in modo che possano essere sfamati. And the prodigal son looked into his heart and said. Il figlio prodigo guardò nel suo cuore e disse. Even those who labor for my father, they have enough bread. Anche coloro che lavorano per mio padre hanno abbastanza pane. And I am hungry. E invece io sono affamato. I have nothing. Non ho nulla. And he looked at his state and said. Guardò il suo stato, la sua condizione e disse. I'll go to my father. Andrò da mio padre. And I'll just simply work for him. E semplicemente lavorerò per lui. And that was the changing moment of this story. E fu questo il momento del cambiamento in questa storia. We think that the moment he came to father. Noi pensiamo che il momento in cui andò al padre. A big change took place. Avvenne il grande cambiamento. Because he received a new robe, new clothing. Perché ricevette una nuova veste. Because he received a ring on his finger. Ricevette un anello sul suo dito. And new, for sure, Italian shoes, because you got the best ones. E sicuramente ricevette delle scarpe italiane, perché le scarpe italiane sono il massimo. But this was not the major change that took place in that story. Ma non fu questo il maggiore cambiamento di quella storia. When was the change in that story? Quando avvenne il cambiamento in quella storia? When he looked into his heart. Quando guardò dentro al suo cuore. And made the decision. E prese la decisione. Still he had to walk for some days.
dovette camminare per alcuni giorni. Still he wasn't sure what would his father say. Non era sicuro di quello che suo padre avrebbe detto. But the change took place when he came to his senses. Ma il cambiamento avvenne quando rientrò nelle sue facoltà. And he said, I'm going to my father. E disse, io tornerò da mio padre. Tonight is the time for you to change your life. Questa sera è il tempo che tu cambi la tua vita. And I am not sure whether everyone will be healed tonight. Non sono sicuro se tutti saranno guariti questa sera. And I am not sure whether everyone will get rid of your financial problems. E non sono sicuro che tutti si sbarazzeranno dei propri problemi finanziari questa sera. And I am not sure whether all of the family problems will be solved tonight. Non sono sicuro che tutti o se tutti i problemi familiari saranno risolti questa sera. But your life can change forever if you turn your face to God. Ma la tua vita può cambiare per sempre se tu volgi il tuo sguardo a Gesù. When you tell him, I'll seek for you, Lord. Quando gli dici ti cercherò, Signore. Touch my heart. Tocca il mio cuore. Touch my way of thinking. Tocca il mio modo di pensare. Make me a new man. Fammi una persona nuova. You are not solving problems by escaping from God. Non si risolvono i problemi scappando da Dio. You are solving your problems because you are seeking God's face. Tu risolvi i problemi cercando la faccia di Dio. And this is the greatest change. Questo è il più grande cambiamento. That may take place in your life. Che può avvenire nella tua vita. Coming back to the story of Israel. Tornando alla storia di Israele. The Lord used his mighty power. Il Signore usò la sua grande potenza. To lead them out of Egypt. Per guidarli fuori dall'Egitto. But I have a serious question to you. Ma ho una seria domanda per voi. Show me the moment they were happy. Mostratemi il momento in cui furono felici veramente. They have always been unhappy. Rimasero sempre infelici. Because even when God is changing the circumstances, perché anche quando Dio cambiò le circostanze, you can be unhappy man or anche woman. Quando Dio cambia le circostanze, tu puoi continuare a rimanere un uomo o una donna infelice. You can go to heaven, but on earth you can be most unhappy person on earth. Puoi andare in cielo, ma trascorrere la tua vita come la persona più infelice della terra. You can get even healing from God, but still you can be unhappy. Puoi ricevere anche guarigione da Dio, eppure continuare a essere infelice. The Lord may bless you financially, but you can still be unhappy. Il Signore person. Potrebbe benedirti finanziariamente, ma potresti continuare a rimanere una persona infelice. That's why he wants to take away the slavery out of your heart. È per questo che lui vuole rimuovere la schiavitù dal tuo and cuore. And give you something most precious inside of you. E darti qualcosa di più prezioso dentro di te. The treasure that no one will be able to take away. Quel tesoro che nessuno potrà mai toglierti. The treasure that the Holy Spirit is bringing into your life. Quel tesoro che lo Spirito Santo desidera portare nella tua vita. And I am asking you to receive that treasure. E io ti chiedo di ricevere questo tesoro. Everything else will be easy. Tutto il resto sarà molto più semplice. But the Lord Jesus wants to change your life tonight. Ma il Signore Gesù vuole cambiare il tuo cuore questa sera stessa. To change your inner man. Cambiare il tuo uomo interiore. To change your spirit. Cambiare il tuo spirito. That you may become his child. Che tu possa diventare suo figlio, blessed, sua figlia, essere benedetto. And secure. E sentirsi al sicuro. And knowing that whatever you go through. E sapere che qualunque cosa ti accadrà. Nothing will change your situation. Niente potrà cambiare la tua situazione. Please stand up before the alzatevi Lord. Alzatevi davanti al Signore. Hallelujah. 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 I want you to look inside of your heart. Voglio che tu questa sera possa guardare dentro al tuo cuore. We are going to be quiet for a little while. Per un momento staremo in silenzio. I don't want to disturb you. Non voglio disturbarvi. Please look inside of your heart. Per favore, guarda dentro al tuo cuore. Are you happy? Ti senti felice? Are you happy? Sei felice? Are you full of hope? Sei pieno di speranza? Can you say about yourself that you don't live in fear? Puoi dire di te stesso che non vivi nella paura? Do you have Jesus with you? Hai Gesù con te?
Look into your heart. Guarda dentro al tuo cuore. Are you satisfied? Sei soddisfatto? Hallelujah. Holy Spirit, I ask you to come to each one of us. Spirito Santo, ti chiedo di venire su ognuno di noi. And I ask you to open our spiritual eyes. E ti chiedo di aprire i nostri occhi spirituali. And show us the reality of our hearts. E mostrarci qual è la realtà del nostro cuore. Of our thinking. Del nostro modo di pensare. Show us the way we are. Mostraci come siamo. And most of anything else, show us Jesus. Ma cosa più importante, mostraci Gesù. How much he loves us. Quanto ci ama. And how much he wants to change our lives. E quanto vuole cambiare le nostre vite. I am asking for this change in Jesus' name. Io ti chiedo questo cambiamento nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Amen. Just let us be before God for a while. Stiamo per un momento davanti a Dio. You don't have to do anything. Non devi fare nulla. In a couple of minutes time I'll invite you to prayer. Tra qualche momento vi inviterò a pregare. But now just look inside of your heart. Ma per questo tempo guarda semplicemente dentro al tuo cuore. Alleluia. Alleluia. Come Holy Spirit. Vieni Spirito Santo. Come Holy Spirit. Vieni Spirito Santo. Shiria bakalatoriagi sai dalla batishike la tarias. O terisenna la barike la toribe la tirias. Maybe there are people who never invited Jesus into their lives. Ma ci sono persone forse che non hanno mai invitato Gesù nella loro vita. You have heard of him. Hai sentito parlare di lui? Maybe you've heard some preaching. Forse hai ascoltato qualche predicazione. But you know there is no bond between you and him. Ma sai che non c'è legame tra te e lui. His arms are open tonight for you. Questa sera le sue braccia sono aperte per te. He wants to accept you. Vuole accettarti. He wants to bring new life into you. Vuole portare dentro di te una vita nuova. And he wants to save you from your own life. E vuole salvarti dalla tua stessa vita. It doesn't matter what kind of sin you have committed. Non è importante quanti peccati tu abbia commesso. It doesn't matter how good or bad you are. Non importa quanto tu sia bravo o cattivo. Without Jesus you'll be hungry. Senza Gesù avrai continuamente Without fame. Jesus you will be just a slave. Senza Gesù continuerai ad essere uno schiavo. Without Jesus you will have no hope. Senza Gesù non avrai speranza. Without Jesus you will just know very superficial joy. Senza Gesù sperimenterai solo una gioia superficiale. But he wants you to be his friend. Lui vuole che tu sia suo amico. If there is anyone, se c'è qualcuno who would like to come to Jesus, che vorrebbe andare da Gesù questa sera, and to make him the Lord of your life, e fare di lui il Signore della propria vita, please do not look around. Per favore non guardatevi in giro. I would like you to raise your hand that I might pray for you. Vorrei che lui semplicemente o lei semplicemente alzasse la mano e io pregherò per loro. If you want to accept Jesus, se desideri accettare please. Gesù. Yes, there are some people. Yes, per favore, thank ci you. Sono alcune persone. Thank you so much. Grazie. Maybe someone else. Yes. Forse qualcun altro. Yes, there are many people. Sono molte persone. There are many of you. Maybe someone else, young people.
forse qualcun altro, qualche altro giovane. There is nothing more beautiful than life with Jesus. Non c'è niente di più bello della vita con Gesù. His arms are open to you. Le sue braccia sono aperte per te. Hallelujah. There are so many people. Ci sono così tante persone. Soon I'll ask everybody to come to pray and I'll ask you to come and I'll bless you. Tra un po' chiederò a tutti di venire qui a pregare, voglio benedire anche te. But let me pray for you first, okay? Ma voglio prima di tutto pregare per voi che avete alzato la mano. Father God, I am praying for those who raise their hands. Padre Santo, io voglio pregarti per coloro che hanno alzato la loro mano. Please bring them close to you. Signore, portali più vicino a te. Forgive them their sins. Perdona i loro peccati. Come and let them know that you love them more than anything else in the world. Signore, che possano sapere che tu li ami più di qualunque altra cosa nel mondo. Bring joy and hope into their lives. Porta gioia e speranza nella loro vita. And then take their hand. E Signore, poi prendi la loro mano. And lead them through life. E guidali nella loro vita. And become their shepherd. E diventa il loro pastore. That they may know that there is no friend like you. Che possano sapere che non c'è amico migliore di te. That there is nothing more beautiful than life with Jesus. Che non c'è niente di più bello di una vita con Gesù. I'm asking you to save them now. Io ti prego, ti chiedo di salvarli ora. And to make them the children of God. E di farli tuoi figli, figli the di Dio. The people who know God intimately. Persone che conoscono Dio in intimità. Thank you, Lord. Grazie, Signore. For loving them. Per averli amati. And thank you for changing their life tonight. Grazie perché cambierai le loro vite, cambi le loro vite questa sera stessa. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Hallelujah. Hallelujah. And now I would like everyone who needs prayer tonight. E vorrei chiedere a chiunque ha bisogno di preghiera questa sera. Unfortunately, this is gonna be a very short prayer. Sfortunatamente sarà una preghiera molto corta. But I have a good news for you. Ma ho una buona notizia. I am not changing your life. Io non cambierò la vostra vita. I am nothing to change your life. Io non ho nulla per cambiare la vostra vita. But I want you to come forward. Ma voglio che voi veniate avanti. That you might remember that you've done something. In modo che voi possiate ricordare di aver fatto qualcosa. And that this is a milestone of your life. Come questa se fosse una pietra miliare della vostra vita. That you came forward. Che sei venuto avanti. And you allowed Jesus to change your life. E hai permesso a Gesù di venire nella tua vita. To change your heart. Di cambiare il tuo cuore. And then he will change everything in your life. E lui cambierà tutto della tua vita. So please come. Vieni avanti. Those who raise their hands. Coloro che hanno alzato before, la loro mano prima. Come. Venite avanti, per favore. And everyone else who wants to be prayed. E chiunque desidera che si preghi per lui o per lei. I'll just say I bless you in the name of Jesus. Voglio dire che ti benedico nel nome di Gesù. And I do believe. E io credo. That he will change your life forever. Che lui cambierà la tua vita per sempre. Because he loved you so much. Perché ti ha amato così tanto. Hallelujah. Let us worship the Lord Jesus. Adoriamo il Signore Gesù. And let us pray. E notiamo, preghiamo. Hallelujah. Thank you, Lord.
Take it.